Eccoci qua ragazzi con il video più atteso che ormai è diventata un'abitudine della pausa nazionale, perché è giusto secondo me andare ad analizzare tutto quello che è accaduto in questo momento fino a questo momento, da quando è iniziato il campionato a quando ci siamo fermati per la prima volta circa un mese fa e di quello che poi è successo da quel momento lì, quindi dalla Roma post derby fino ad arrivare alla Fiorentina. Perché la Juventus è migliorata, è peggiorata, è più vicino all'obiettivo stagionale? Abbiamo delle consapevolezze diverse? Le risposte a tutte queste domande sono all'interno di questo video. Prima di tutto vi chiedo un mi piace al video, un'iscrizione al canale. Ragazzi, manca veramente pochissimo al raggiungimento di un traguardo incredibile come quello di 200.000 iscritti. E ho due notizie importantissime, bomba, da lasciarvi e non vedo davvero l'ora di potervele dare. Quindi iscrivetevi a questo canale e fatemi sapere qui sotto nei commenti secondo voi che cosa può essere. Inoltre vi invito anche a scaricare OneFootball, il link è qui sotto in descrizione, un'applicazione completamente gratuita per leggere tutto quello che sta succedendo nel mondo Juve, perché anche con la pausa nazionali non ci si ferma mai. Ci sono delle polemiche, riguardano Bonucci, Chiellini, il fatto che non abbiano giocato con la Fiorentina, il fatto che siano invece disponibili per nazionale a differenza di altri giocatori che hanno giocato l'ultima partita del campionato e che poi invece in nazionale non ci sono andati e Mancini ha convocato dei nuovi giocatori. Leggerete tutto su OneFootball. Siamo in Italia, la polemica non va mai in pensione, ci possiamo fare poco, non c'è una pausa nazionale per le polemiche. E come sempre quando vado a fare questi video, come riassumerli al meglio se non all'interno di diverse slide che voglio proporvi anche oggi? Questa qui è la prima, la situazione attuale, perché ho raggruppato tutte le partite appunto che ci sono state dalla sfida al Torino in poi, ovviamente c'è anche l'amichevole con l'Alessandria, ignoratela. Roma, Zenit, Inter, Sassuolo, Hellas Verona, ancora Zenit e Fiorentina. Togliendo le due di Champions, la Juventus ha giocato 5 partite di campionato, segnando 5 gol e subendo 5 gol. Questo già è un dato. Un gol a partita fatto, un gol a partita subito. Non sono numeri da squadra importante, non sono numeri da squadra che vuol vincere lo scudetto. E da qui voglio partire. Rispetto all'ultima pausa nazionale, quando sì eravamo lontani dalla vetta, eravamo lontani dalla zona Champions, era successo un po' di tutto nelle prime giornate, avevamo ancora l'idea del scudetto possibile. Oggi forse siamo definitivamente ridimensionati. Oggi siamo consapevoli del fatto che se si vincerà lo scudetto sarà più un miracolo sportivo che altro, che ad oggi siamo lontanissimi dalla cima, lontanissimi dalle squadre che occupano quelle posizioni, nonostante con l'Inter si sia pareggiato, col Milan si sia pareggiato, col Napoli, vabbè, si è perso, lì è stata anche una partita un po' particolare. Ne ho parlato anche nel video di ieri, ve lo lascio qui sopra nelle schede, dove ho fatto un'analisi generale della distanza che c'è tra Juventus e le prime della classe, o ne ho parlato anche nel video post partita del derby di Milano, anche questo lo trovate qui sopra nelle schede. Fatemi sapere se apprezzate anche contenuti diversi inerenti a squadre che non sono la Juventus, magari in occasione dei big match appunto come il derby di Milano. Poi che cosa ho fatto? Ho messo la classifica che c'era l'ultima volta, l'ultima pausa, e la classifica che c'è oggi. Che cosa vediamo? Che cosa è cambiato? Le prime tre posizioni sono le stesse. Una volta c'era la Roma, ora c'è l'Atalanta. Poi c'è la Lazio, che bene o male è sempre lì, in quell'orbita lì, e l'Atalanta. Allora, le prime otto sono sempre quelle. La Juventus è passata dalla settima all'ottava posizione. Yuppidu, e vai, evviva. Più che altro possiamo osservare che la distanza dalla vetta è aumentata, perché all'epoca erano 10 punti dalla vetta, forse anche per quello avevamo in testa che si poteva fare qualcosa. Poi in realtà la Juventus non ha fatto bene, l'abbiamo visto, 5 gol fatti, 5 gol subiti. Ora ad oggi la distanza veramente è di 14 con le squadre che erano in testa prima, il Milan e il Napoli su tutte, che sono rimaste ancora in testa, sono ancora lì. E diciamo che forse ci hanno confermato ancora una volta che sono più da scudetto di noi e forse noi proprio non lo siamo quest'anno. Punto interrogativo? Secondo me sì. Secondo me sì. Penso che si possa gettare bandiera bianca per quanto riguarda il discorso scudetto. Ma il campionato non è finito qui. Cioè, è allucinante se un tifoso della Juventus pensa ad oggi che il campionato sia finito qui. Perché significa che se è finito qui, siamo arrivati ottavi. No, noi dobbiamo inseguire il quarto posto. E se la distanza dal quarto posto all'ultima pausa era di 4 punti, la distanza dal quarto posto oggi è comunque di 4 punti. E questa è una cosa positiva. Nel senso che anche facendo male, ci siamo accorti che anche le altre squadre che lottano per quel traguardo lì non hanno fatto bene. E il calendario dalla nostra parte, signori, perché nelle prossime partite intanto affrontiamo Lazio e Atalanta. E come potete vedere dalla classifica attuale, Lazio e Atalanta sono sopra di noi. Tra l'altro l'Atalanta è esattamente la squadra a cui fare la lotta. In questo momento siamo a meno 4 da loro. Se vinciamo con l'Atalanta, capite da voi,
che andiamo a meno uno dal quarto posto, e se vinciamo anche con la Lazio ci mettiamo in una buona posizione a cui puoi dare continuità. Ma se perdiamo o se non vinciamo con Lazio e Atalanta, quindi gli altri due risultati, capite bene che questa classifica, che ad oggi nonostante tutto non è nemmeno fallimentare, perché ad oggi il nostro obiettivo è il quarto posto, se non si vince quelle due partite, quei due scontri diretti, ora di iniziare a vincere gli scontri diretti, diventa un bel problema. I due scontri diretti che abbiamo vinto con Roma e Fiorentina ci stanno garantendo di essere ancora lì. Provate a immaginare non i tre punti tra Roma e Fiorentina. Provate a immaginare la follia, dato che poi abbiamo perso col Sassuolo e l'Hellas. E guardate la classifica oggi e pensate come poteva essere di differenza. Abbiamo peggiorato i gol fatti. Prima eravamo passati a 1.57, ora siamo 1.33. Quindi segniamo meno rispetto a prima, subiamo anche qualcosina di meno perché è migliorata anche la media dei gol subiti, non anche, perché quella dei gol fatti è peggiorata, cioè c'è poco da fare. Ed è peggiorata anche la media punti, 1.57 prima, 1.50 adesso. Quindi devo dire la verità, in questo filotto di partite, se ci riferiamo alla Serie A, male male. In Champions, bene bene. Poi ovvio che era lo Zenit, non il Chelsea che andremo a affrontare prossimamente, siamo agli ottavi. E questo non ce lo toglie nessuno. Abbiamo un ultimo grande passo da fare? Sì, in Inghilterra. Sarà difficile alla grande, però abbiamo visto che la Juventus europea è diversa da quella italiana. So che è una follia dirlo, dato che in tanti anni siamo sempre stati quelli scarsi in Europa e forti in Italia. Poi anche qua, sempre virgolettato entrambe le affermazioni. Però oggi sembra davvero esserci una Juve diversa in Champions e una Juve diversa in campionato. Il dato, se abbiamo fatto 5 gol in 5 partite in campionato, e abbiamo fatti anche 5 in Champions, in due partite però, entrambe con lo Zenit. E qua sorge un dubbio, una domanda che vi faccio. Lo Zenit oggi in Italia dove sarebbe collocato? Perché è vero che è la squadra campione di Russia, è vero che è la squadra che gioca la Champions, però se noi in due partite abbiamo fatto 5 gol allo Zenit, e in 5 partite abbiamo fatto 5 gol e basta, dove si fermerebbe lo Zenit in un'ipotetica classifica attuale di Serie A? Questa è una domanda davvero interessante da farvi. Rispondo anche che ci ha messo del suo la Juventus, con lo Zenit abbiamo giocato il ritorno col baricentro molto alto, allargando gli esterni, giocando corti, avevamo un'altra voglia, un'altra testa, un'altra mentalità, e questo poi si traduce al di là della classifica effettiva di dove potrebbe essere lo Zenit. Un altro dato molto interessante potrebbe essere il seguente: questi sono i giocatori in assoluto che hanno giocato più minuti nella rosa della Juventus fino adesso. Minuti 7 e minuti 12 sono i minuti che avevano rispettivamente alle due pause nazionali. Quindi possiamo vedere i giocatori che sono stati più utilizzati da Allegri in generale. È curioso vedere come siano questi, Chiesa, Dybala, Cuadrado, un'opzione che mai è stata seriamente presa sul serio. Quindi gli 11 più utilizzati da Allegri nella rosa della Juve sono questi, ma questa formazione all'inizio non l'abbiamo mai vista. Questa è una cosa abbastanza curiosa e che fatico a spiegarmi in un qualche modo. Vuoi perché comunque Chiesa e Cuadrado sono l'uno l'alter ego dell'altro e che a centrocampo hanno girato un po' tutti e forse adesso si è trovata una collocazione definitiva? E infatti l'analisi più interessante sarebbe da fare nell'ultimo blocco di partite, quindi la differenza tra minuti 12 e minuti 7, e vedere chi ha giocato di più in queste partite, Champions compresa, per capire quelli che sono i titolari di oggi di Allegri o quelli che è in testa Allegri per il futuro prossimo. E per rispondere a questa domanda, eccoci qua. Bene o male la stessa formazione di prima, come potete vedere non cambia veramente niente, se non una piccola sostanziale differenza che forse così piccola non è. McKennie al posto di Bentancur. Ecco, questa potrebbe essere veramente un qualcosa di interessante, dato che comunque il centrocampo titolare è questo. La formazione titolare che spero tutte le volte di leggere bene o male è la seguente, e ancora non l'abbiamo mai vista. Ci arriveremo, io sono, guardate, positivo, convinto che con questa formazione qualcosa di meglio si può fare, e arriveremo a leggerla. Poi si può cambiare anche qua qualcosina, il terzino sinistro, l'attaccante, ci sono altre opzioni, questo è vero, però possiamo arrivarci a una roba del genere. Io credo in Allegri e spero che un giorno arrivi a confermare anche questa. Però c'è anche da dire che, come potete vedere, la differenza tra Bentancur e Cuadrado è di 8 minuti, tra 111 contro 303. Quindi mi sembrava anche brutto vendervi questa formazione e basta. C'è anche la formazione con Bentancur al posto di Cuadrado e va a formare una roba di questo tipo. E anche qua è interessante perché questa, secondo me, è la vera idea che è in testa Allegri al momento, e cioè il tridente puro, con Dybala che fa falso 9, con Chiesa che gioca sulla destra, con Morata che gioca sulla sinistra, possibilità anche di invertirli, questi due esterni,
e tre centrocampisti. Perché la risposta alla domanda perché gioca sempre Rabiot, secondo me è questa. Cioè Allegri vuole tre centrocampisti. Ora in questo momento qui abbiamo quattro dietro e da dietro riusciamo a farsi vedere meglio e a sviluppare meglio il gioco. Poi siamo i tre in mezzo e tre davanti che si arrangiano, che si muovono. L'importante è che quando perdiamo la palla rimangano nelle posizioni dove finiscono l'azione. Ed è un'opzione interessante da valutare e diventa forse però Bentancur il terzo centrocampista. E Allegri ce l'ha detto. Bentancur a sinistra no. A destra meglio, avevi invertito anche tra il primo e il secondo tempo con l'Inter, eravamo andati nettamente meglio perché McKennie era andato a sinistra e aveva fatto anche la prima di una delle sue prestazioni che poi l'avrebbero portato a conquistarsi la maglia titolare, quindi McKennie a sinistra ce lo posso vedere come mezzala, Bentancur mezzala di destra abbiamo visto quest'anno non stava nemmeno facendo così male, nella testa di Allegri però c'è un dogma che secondo me è errato, Bentancur e McKennie ha le stesse caratteristiche, secondo me no. McKennie è un giocatore fisico che si butta anche in area, Bentancur è recuperatore di palloni, instancabile, che fa la fase difensiva su tutte e che può trasformare le azioni offensive degli avversari, quindi le difensive nostre, in offensive nostre, perché se recuperi palle, infatti l'abbiamo visto con Sarri, che era solito pressare molto alto, anche Allegri quest'anno ce l'ha fatto vedere, Bentancur è l'uomo che va a pressare più di tutti quando siamo in fase di non possesso palla, da lì possiamo recuperare e ripartire. E quindi occhio a questa configurazione di centrocampo che potrebbe arrivare, e Allegri nelle ultime partite ha usato questi. Questi sono stati gli uomini più utilizzati. E Cuadrado spacca partita, partita in corso, come abbiamo visto con la Fiorentina, magari qualche minuto in più, diventa un'arma molto interessante. Poi c'è sempre il punto interrogativo Morata, attenzione a Moise Kean quella lì. Poi ci sono le riserve, i giocatori che hanno giocato meno con Allegri in questo lotto di partite. E qua c'è Giorgio Chiellini, che bene o male diventa il giocatore che ha giocato di più in quelli che hanno giocato meno. Poi potevano esserci 90 minuti contro la Fiorentina, si è fatto male, ha giocato Lugano al suo posto, però De Ligt è sopra. Lo era prima e lo è stato anche adesso. In generale De Ligt ha giocato più minuti di Chiellini. Poi che Chiellini venga scelto, preferito, nei big match di Serie A, questo è un dato di fatto, perché fino adesso è stato così. Ma De Ligt ha giocato più di Chiellini. Questa è una cosa che dobbiamo mantenere a mente, perché sto leggendo tanti commenti, sto sentendo tante voci, tanti tweet che dicono il contrario, ma non è vero, e basta guardare i minuti. Minuti giocati dei giocatori. De Ligt ha giocato più di Chiellini. Ha giocato poco, pochissimo Kulusevski. Aveva giocato De Sciglio, poi si è fatto male. E qua poteva essere veramente una sliding door per la stagione. Alessandro ha rischiato il posto da titolare ai danni di De Sciglio. E attenzione che non lo possa fare Pellegrini, perché Alessandro è tornato in parabola discendente. Questo potrebbe essere un problema. Poi c'è Moise Kean, anche lui infortunato. Arthur finalmente è tornato, qualcosina sta giochicchiando. Mica male, attenzione che potrebbe essere lui davvero il vice Locatelli. Non so quanto poi eventualmente diventerà un titolare, perché secondo me Allegri, Locatelli più Arthur più un altro, lo può fare, ma preferirà fare quell'altro centrocampo che abbiamo visto prima. Ramsey 6 minuti, e anche questa è una sliding door, per far capire veramente tante cose. Anche quando era a disposizione non è mai stato seriamente preso in considerazione. Pellegrini, che abbiamo visto giocucchiare qualcosa, Rugani 95 minuti, arriviamo a Caio Jorge, che ha giocato veramente poco, tante apparizioni da pochi minuti, pochissimi minuti sempre. L'altro giorno vi ho detto, secondo me Allegri è bravo a gestire i giovani, ma va valutato sull'anno. In questo momento la gestione di Caio Jorge non mi sta piacendo. Non mi sta piacendo perché sto comunque vedendo un ragazzo che si muove bene e che entra convinto. E penso che qualche chance in più se la meriti assolutamente al posto di uno spento Morata. Poi che questo possa destabilizzare Morata, è certo, è ovvio, ma può galvanizzare e responsabilizzare Caio Jorge, che ribadisco e ricordo è nostro, di nostra proprietà, cosa che non è Morata. E dato che siamo carenti sotto il profilo offensivo, non vedo perché non provare gradualmente, certo, come sta facendo Allegri, ma ad aumentare quel minutaggio. È questo che dico. È bravo nella gestione perché non li vuole far bruciare, però credo che sia arrivato davvero il momento in cui Caio Jorge deve iniziare a giocarne qualcuna dall'inizio. Avete detto Salernitana? Avete detto Salernitana. Lì pretendo Caio Jorge dall'inizio. E quindi niente ragazzi, questo era un po' il discorso generale su quello che è stato l'ultimo filotto della Juventus e di quella che potrebbe essere la Juventus futura, perché abbiamo visto quello che è stato, è certo, è documentato, sono dati veri che potete prendere anche voi semplicemente facendo un giro su internet. E abbiamo anche capito forse dove sta andando a parare la Juve di Allegri. Poi secondo me c'è sempre un discorso. Titolari, il modulo, quelli che scendono in campo.
Certo, è importante. Abbiamo visto, per dire, l'importanza di McKennie, che ci ha cambiato il volto del centrocampo. Ma rimane sempre e solo una cosa che deve esserci sempre: la voglia di fare la partita, la voglia di sudare per la maglia e la voglia di vincere e di dimostrare che l'ottava posizione per la Juventus non esiste. E quindi iniziare a mettere sempre più a margine, sempre più lontani dai titolari o dai subentrati o da quelli che potrebbero rubare il posto, quelli che non ne hanno voglia. Perché abbiamo visto chi ne sta avendo voglia e chi no. Bernardeschi è uno che, per quanto non abbia fatto chissà che cosa, perché Bernardeschi non ha fatto chissà che cosa, ma ha dato equilibrio sempre. Quando ha giocato ha fatto vedere che qualcosa di diverso c'è. E il ruolo lo interpreta anche meglio rispetto a Rabiot. Ora mi dispiace tornare sul discorso Rabiot e sembra che... Però sono queste le cose, secondo me, sulle quali migliorare. E ce l'ha detto anche lo stesso Allegri. Adesso basta. È ora di dimostrare. È ora di fare di più. Anche chi ha più potenzialità, ce ne freghiamo, perché se poi in campo non ci fanno vedere che, accantonati, messi da parte, come Ramsey, che ha giocato 6 minuti nelle ultime 7 partite. Questo è un segnale forte, e bisogna continuare su questa falsa riga, e poi essere un po' più coraggiosi, come ho chiesto anche nel video di ieri.